Allora, buongiorno, ringrazio per l'invito. Per me è sempre un piacere parlare di una cosa di cui mi occupo da tantissimo tempo e che ha anche modificato il mio stile, e il mio, alcune cose del mio percorso lavorativo. Il disturbo da deficit di attenzione, secondo me, ha aiutato molto ad avere non una semplificazione dei disturbi dirompenti del comportamento e dove prima era inizialmente inserito, ma anche un'idea più generale, cioè c'è una parte genetica, come diceva anche la dottoressa Stoppa, c'è una parte genetica, una serie di fattori che possono incidere, non c'è soltanto l'aspetto ambientale, e considerare i disturbi del comportamento in una totalità di possibili fattori varianti, ok? Quindi in realtà l'ADHD è un disturbo che ha una base neurobiologica, perché la presenza di fattori genetici ormai sono assolutamente ben evidenti, c'è l'aspetto neuropsicologico, cioè la compromissione delle funzioni esecutive di altri processi neuropsicologici, c'è un aspetto psichiatrico. Capite che l'aspetto psichiatrico è soprattutto legato all'aspetto del disturbo del comportamento, all'evoluzione del quadro clinico, agli aspetti di comorbidità che poi determinano delle caratteristiche o meno del disturbo. Scusate, vado veloce perché qui il tempo mi è nemico. L'incidenza cumulativa del ADHD cosa vuol dire? Vuol dire che le caratteristiche cliniche principali, del disturbo del deficit di attenzione, si valutano soprattutto intorno all'età da 6 fino a 12 anni. Dopodiché ci sono delle possibili evoluzioni, delle possibili varianti, cioè dove il disturbo ADHD acquista una dimensione più limitata, più circoscritta, e lo vedremo dopo parlando di disturbo all'interno del percorso adolescenziale, per cui diventa più difficile e anche capire l'intervento terapeutico appropriato. La difficoltà maggiore a livello diagnostico, e questo è un aspetto fondamentale, è che l'ADHD acquista un aspetto di tipo categoriale, cioè l'aspetto categoriale a livello diagnostico vuol dire che uno o ha una cosa o non ce l'ha. E questo succede per esempio con l'epilessia, con la malaria, mentre lo sforzo clinico è quello di trasformare un aspetto di carattere categoriale in un aspetto dimensionale, considerarlo come l'ipertensione, l'essere in sovrappeso, cioè capire fino a che punto, fino in che misura una serie di sintomi possono compromettere un funzionamento, cioè dare a questi sintomi l'aspetto di una dimensione. Questo è la vera sfida diagnostica del disturbo del deficit di attenzione. Perché? Perché quello che soprattutto si diceva in quegli anni dove si stava cercando di formare, ma anche negli anni successivi, è che tutti i bambini possono presentare in determinate situazioni uno o più comportamenti, e qualsiasi bambino tende a distrarsi e a commettere errori durante soprattutto attività di carattere prolungato e ripetitivo. E l'altro aspetto è che la ricerca delle novità e la capacità di esplorare rapidamente l'ambiente non devono essere considerati, devono essere considerati appunto dei comportamenti positivi, ma da un punto di vista da un punto di vista evolutivo e come tale stimolati. Quindi da questo punto di vista il tentativo era proprio quello di caratterizzare questa tipologia di disturbi e indirizzarla verso questa tipologia di sintomi, indirizzarla almeno a dei disturbi, se c'è l'evidenza di un disturbo. Allora da questo punto di vista è necessario pensare a una specificità dei sintomi. Questo si riferisce ai criteri diagnostici del DSM-IV, mentre ovviamente noi adesso stiamo utilizzando il DSM-5, vediamo che ci sono delle differenze, cioè questi sintomi di disattenzione per attività che andremo a vedere devono essere presenti da almeno 6 mesi, l'età d'esordio nel DSM-IV era entro 7 anni, nel quinto entro 12 anni, quindi si allargava la fascia di età.
il concetto di pervasività, cioè un bambino deve essere disattento in almeno due contesti e quindi diciamo il comportamento deve presentare un aspetto proprio di sovrapposizione, sia che sta a casa sia che sta a scuola. Questi sono i contesti ambientali più importanti. I sintomi devono ovviamente causare una compromissione che consideriamo significativa, cioè è significativa perché a livello sociale il bambino ha delle difficoltà oggettive a livello della relazione, a livello scolastico va male a scuola e da adulto a livello lavorativo. La discrepanza, i sintomi sono più intensi e quindi diciamo più significativi rispetto ai bambini della stessa età e nelle stesse circostanze specifiche. L'esclusione, i sintomi non devono essere attribuibili esclusivamente ad altri disturbi. Per fare questo, io vado diciamo abbastanza velocemente, ovviamente, c'è un percorso diagnostico assolutamente preciso che è all'interno delle linee guida, che è all'interno diciamo di tante revisioni e anche confronti tra vari colleghi, perché la DHD, oltre a imprimere una linea di diagnostica, è anche stata un'occasione di continuo scambio e confronto, proprio probabilmente perché all'interno della cultura della neuropsichiatria infantile italiana e non solo italiana c'era sempre stata una predominanza, diciamo una forte influenza di altre tipologie di formazione, soprattutto di impostazione psicanalitica. Però diciamo oltre a questo c'è anche un ritorno qui del sintomo e del significato del sintomo, che non vuol dire un approccio superficiale, non vuol dire non prendere tutte le informazioni dell'ambiente, come si diceva prima, che rappresentano poi diciamo da un punto di vista prognostico anche diciamo l'aspetto prognostico più importante, ma anche un protocollo che dà un risalto al sintomo per riflettere su queste cose. Allora, quindi diciamo ovviamente c'è l'anamnesi, c'è l'osservazione clinica del paziente, c'è la necessità di effettuare l'esame neurologico perché molti bambini sono molto impacciati, a volte all'interno del disturbo del deficit di attenzione rientravano soprattutto quei bambini con disfunzione cerebrale minima, cioè tutta una storia particolare rispetto a questo, poi le comorbilità che possono essere di interesse psichiatrico e soprattutto, questa è una novità anche importante, l'aspetto delle interviste diagnostiche. L'intervista diagnostica non è un aspetto che diciamo diagnostico, non è che se l'insegnante nelle scale Connors mi mette tutti e tre, io tutti e tre, cioè il livello più grave di gravità clinica, io faccio immediatamente la diagnosi, ma è una fotografia che io non posso non vedere del bambino e del funzionamento del bambino in alcuni contesti. E lo vedremo credo successivamente. Poi ovviamente ci sono gli altri approfondimenti di valutazione neuropsicologica, quindi fondamentale lo studio del funzionamento cognitivo, sapere che risorse il bambino può mettere in campo e quanto diciamo il disturbo attentivo o iperattivo determina per lui una limitazione. E poi c'è lo studio delle funzioni esecutive, studio che non sempre si riesce a completare, non sempre, che non è patognomonico, perché come c'è una diapositiva specifica, non c'è un test diagnostico, almeno in età evolutiva, che ci consenta di fare una diagnosi del disturbo ADHD. Dopo ovviamente nell'ambito delle comorbidità ci sono tutte per quanto riguarda anche lo studio della lettura, della scrittura, del calcolo, perché la comorbidità di maggiore frequenza è perché il bambino ADHD va a scuola e si deve impegnare, bisogna capire se c'è un DSA, quindi, o comunque un disturbo di apprendimento sottostante, per cui non bastano soltanto la legge 170 per i disturbi specifici di apprendimento, nel caso fosse cognitivamente adeguato ovviamente, ma c'è bisogno anche di una certa modalità di capire il funzionamento del bambino mentre legge, scrive o fa i calcoli rispetto alla sua attenzione. Allora, siccome diciamo quello che è stato importante soprattutto nel DSM-5 è il fatto che ha cercato di capire come anche molti disturbi, tra i quali il disturbo da deficit di attenzione,
hanno degli aspetti evolutivi, cioè se si fa la diagnosi, e in genere la diagnosi viene fatta in DHD, diciamo in un'età che è compresa fra 8 e 10 anni, proviamo a vedere com'era il bambino nelle varie età della sua vita, visto che la DHD ha una base genetica e visto che è un percorso, diciamo, di come evolve e dove i fattori di carattere socioambientale determinano una possibile variazione del quadro clinico. Allora, in età prescolare, visto che c'è il massimo grado di iperattività, ci sono, il bambino presenta delle crisi di rabbia, delle tempeste affettive, cioè degli improvvisi sbalzi d'umore, è un bambino tendenzialmente piuttosto litigioso, provocatorio, e l'assenza di paura, la tendenza infatti a fare facili incidenti. Questo è anche un aspetto, diciamo, abbastanza frequente. Adesso mi viene in mente tantissime cose, per cui a volte anche nei pronto soccorsi ci sono dei bambini che tornano ripetutamente per politraumi o cose del genere, che sono dei bambini particolarmente vivaci, che non hanno paura di quello che fanno, che affrontano le cose in maniera anche, diciamo, piuttosto garibaldina. E mi ricordo, per esempio, ho seguito anche un mio paziente che faceva fatica a gestire il semaforo e quindi rappresentava un vero e proprio pericolo, anche non solo per sé ma anche un po' per tutti gli altri. Comportamenti aggressivi e instabilità del sonno. Molte mamme mi dicono spesso: non riesco a spegnerlo. Cioè, quindi questo aspetto qui, ecco. Questo non vuol dire che tutti questi sintomi, e non voglio spaventare ovviamente, possono essere sufficienti per dire che un ragazzino così, un bambino così in età prescolare dovrà sviluppare sicuramente una DHD. Questi sono campanelli d'allarme, questo vuol dire che dobbiamo stare attenti a livello della scuola, a livello, diciamo, del nucleo familiare, a dare delle specifiche indicazioni di tipo pedagogico educativo che possono aiutare il bambino. La parte dei 6-12 anni ovviamente è la parte più importante, quello che, dove c'è un'attribuzione cumulativa del disturbo, dove c'è anche un'apparente accentuazione delle irrequietezze, una maggiore evidenza di sintomi cognitivi, disattenzione, impulsività, difficoltà scolastiche, evitamento di compiti cognitivi, dove predomina il comportamento impulsivo dirompente, e dove c'è anche questo aspetto, dove l'aspetto del rifiuto dei compagni. Questo è una cosa purtroppo importante, perché c'è questa sensazione, si dice, il bambino ADHD, soprattutto di questa fascia di età, è quel bambino che non viene categoricamente invitato alle feste di compleanno dei compagni. E questo aspetto, diciamo, del rifiuto, rispetto, quindi questo aspetto sociale della DHD è un aspetto che bisogna sempre tenere presente, perché poi determina più facilmente un livello di bassa autostima. Sui criteri, diciamo, diagnosi, cioè sui sintomi principali del disturbo del deficit di attenzione, questo riguarda l'attenzione e andare a capire se fa molti errori di distrazione, se ha difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti, se non ascolta, cioè se bisogna ripetere 3.000 volte le cose, se ha difficoltà a seguire le istruzioni, non riesce a ragionare sull'aspetto di come deve fare una cosa. Qui entrano in campo ovviamente le funzioni esecutive, se ha difficoltà nell'organizzarsi nei compiti, non riesce ad essere autonomo, se cerca di evitare i più possibili lavori che richiedono attenzione, se un bambino che perde continuamente le cose, se è più facilmente distraibile rispetto agli altri bambini della sua età e se è sbadato nelle attività quotidiane, per cui il papà deve andare a prendersi, deve cercare il maglione che ha perso mentre è nello spogliatoio di calcio e cose del genere. Quindi da questo punto di vista, secondo i criteri diagnostici, basterebbero 6 di questi, della presenza di 6 di questi sintomi per poter iniziare a parlare di disturbo del deficit di attenzione a prevalenza disattentiva.
Gli altri criteri che riguardano l'iperattività e l'impulsività sono rappresentati dall'irrequietezza, dalla difficoltà a rimanere seduto, dal fatto che corre e si arrampica eccessivamente, dalla difficoltà a giocare tranquillamente, si chiede ma lui è mai riuscito a giocare a Monopoli, dal fatto che deve fare tutte le cose velocemente, dal fatto di parlare troppo, dove l'aspetto, diciamo, della logorrea è un aspetto molto importante da ricercare, perché come c'è un'instabilità motoria, e allo stesso modo c'è una difficoltà nel coordinare l'aspetto, diciamo, più strettamente. Aspetta, vediamo. Allora, per 5 minuti, vabbè, queste, diciamo, sono le caratteristiche fondamentali che noi cerchiamo di vedere. Vediamo, non lo so, ecco, diciamo, vediamo le stesse caratteristiche in adolescenza, vediamo cosa succede in adolescenza. Allora, molti di studi dimostrano che, diciamo, la ADHD persiste in molti casi in adolescenza e in età adulta, e con la necessità di aggiornare dei criteri per permettere delle diagnosi in altre fasce di età. Questo è l'aspetto fondamentale. Allora, su quel quadro che io ho cercato, per quanto mi è stato possibile, di sintetizzare, cioè di tutti questi sintomi che determinano, perché per essere, diciamo, all'interno del disturbo, come vi dicevo, non devono determinare una compromissione significativa del funzionamento del bambino, sia nel contesto sociale, sia nel contesto scolastico e sia nel contesto familiare. Cioè, ci sono quelle situazioni nelle quali il genitore non può andare a un ristorante, non può andare a passare il weekend in casa di amici perché sa che il bambino è in difficoltà, non può andare in un cinema perché lui non riesce a stare fermo e vedere un film o cose del genere. Comunque, vediamo che questo bambino, diciamo, che non è trattato, non ha avuto la possibilità di essere curato, comunque di avere la possibilità di percorsi pedagogici educativi, si presenta in adolescenza. In adolescenza succede che abbiamo 35% abbiamo dei sintomi sotto soglia, spesso, diciamo, ha delle prestazioni scolastiche inferiori, il 50% ha un'attenuazione dell'iperattività con, diciamo, una prevalenza dell'aspetto del disturbo attentivo, dove si manifesta con difficoltà scolastiche, difficoltà di pianificazione, difficoltà di organizzazione, l'instabilità nelle scelte scolastiche e l'inizio anche di possibili condotte pericolose, la ricerca di sensazioni, cioè novelty seeking, cioè questa ricerca sempre di novità che non sono mai sufficienti, non sono mai appaganti, per cui, diciamo, c'è l'aspetto di problematiche di carattere emotivo e poi tutto l'assetto della comorbilità che spero di riuscire a discutere con voi. Il 15% c'è l'aspetto, diciamo, peggiore, cioè la permanenza soprattutto dei disturbi dell'impulsività, del disadattamento sociale, delle difficoltà familiari. Questo, diciamo, è da questo punto di vista l'evoluzione peggiorativa dei quadri ADHD. Le caratteristiche cliniche in età adolescenziale sono quella dell'esauribilità, la noia, la distrabilità, la difficoltà di fare più cose contemporaneamente, la difficoltà anche di manipolare delle informazioni. Tenete presente che il bambino ADHD è un bambino disorganizzato anche a livello della qualità del suo pensiero. Cioè quello che è il suo affanno, la sua cosa, è anche una difficoltà della tenuta a volte del suo pensiero, perché tante cose si mettono insieme e non riesce a organizzare il pensiero. E difatti la disorganizzazione diventa poi una disorganizzazione quotidiana, una difficoltà di definire delle priorità, di capire anche le... diciamo, capire soprattutto la gestione del tempo. Il rapporto del bambino ADHD alla gestione del tempo è un rapporto davvero importante, perché lui non sa aspettare e fa fatica anche a stabilire un'attività nei tempi giusti e programmati.
l'avevo detto, diciamo, l'incapacità di restare adeguatamente vigili in condizioni di eccessiva lentezza, l'incapacità di controllare il decorso di un'azione, di prevederne l'esito, di frenarne lo svolgimento, per cui si trova anche in situazioni difficili. L'interazione sociale, questo rappresenta il fatto, fatto importante, un concetto importante che soprattutto in adolescenza si vede, è l'aspetto della dismetria sociale. Cioè valutare prima le attese e le percezioni del contesto, stabilire una misura fondamentale nella relazione, per cui si può regolare un comportamento sapendo quello che si deve dire e quello che si deve fare in quel determinato contesto. Questo nell'adolescente ADHD è molto difficile. E così come la tendenza, perché la disattenzione e l'impulsività sono praticamente inserite insieme, diciamo, la tendenza ad agire senza pensare, al disagio che uno deve aspettare, poi l'incapacità nel tollerare l'attesa, le difficoltà di resistere alle tentazioni. Tutto questo rispetto determina soprattutto il fatto che il ragazzo si mette in un contesto, cioè si impegna soprattutto in attività che lo gratificano, perché la miglior cura dell'aspetto sia attentivo è fare ciò che uno, a cui uno piace, quindi le scelte che possono essere imprudenti, non ragionate, la scarsa gestione del tempo, come dicevo, e poi questo di conseguenza degli aspetti di ansia e di depressione, e soprattutto anche questa tendenza a procrastinare, lo farò. Allora, quindi il 70% dei soggetti con ADHD ha almeno un altro disturbo psicopatologico associato. La specifica comorbilità influenza in qualche modo il quadro clinico, l'evoluzione, la prognosi e il trattamento. E questo è un concetto invece che rappresenta un aspetto fondamentale, cioè l'ADHD aggrava l'espressione clinica dei disturbi di comorbilità e in qualche modo ne anticipa l'esordio, cioè se un bambino ha anche un disturbo specifico di apprendimento, il fatto che ha ADHD lo peggiora ulteriormente. Se ha un disturbo positivo provocatorio, è ulteriormente peggiorato dal disturbo. I principali quadri psichiatrici che sono in correlazione con ADHD sono il disturbo positivo provocatorio, il disturbo della condotta, gli aspetti dell'ansia e del disturbo bipolare. Le associazioni di ADHD con un altro disturbo psichiatrico chiaramente modificano il quadro clinico, la storia naturale, la risposta ai trattamenti, e da qui c'è anche un aspetto clinico, cioè se noi possiamo riuscire ad individuare dei sottotipi specifici clinici di ADHD. Il disturbo del deficit di attenzione è il primo disturbo a manifestarsi, inizialmente non è in comorbidità, come vi dicevo, e giustifica gran parte del quadro clinico, e la cura ne può determinare un cambiamento. Con la crescita emergono in parte prevedibili diverse comorbidità, il quadro clinico ovviamente si fa più complesso, l'ADHD diventa una componente del quadro clinico e la sua cura non è sempre prioritaria, perché ovviamente dipende da altre situazioni. Quindi le implicazioni operative della ADHD in adolescenza sono valutare le diverse componenti, valutare l'impatto funzionario delle diverse componenti, valutare l'effetto dei singoli trattamenti sul quadro clinico ed elaborare delle strategie e opzioni dell'intervento. Questa è la definizione, diciamo, dei disturbi oppositivi provocatori e disturbi della condotta. Generalmente il disturbo positivo provocatorio può essere prima di un disturbo vero e proprio della condotta, e ovviamente la cui presenza ulteriormente aggrava il quadro clinico. I disturbi del comportamento rappresentano comunque una delle più frequenti cause di intervento in età evolutiva e dotata di un valore predittivo in termini di adattamento psicosociale. Per cui con questi ragazzini ovviamente l'aspetto fondamentale è quello di evitare esperienze di fallimento scolastico, quindi diciamo l'importanza della scuola, e individuare indici di rischio per la comparsa di comportamenti futuri a rischio. L'insorgenza di disturbi della condotta prima dei 10 anni, cioè l'insorgenza precoce.